Una o due giorni in cui gli ingegneri fanno il punto della situazione sul loro ordine, ma soprattutto su Milano e sulla società che cambia, o meglio, cambia la società, cambia il territorio. Sì, esattamente. L'obiettivo di questi 2 giorni è confrontarci un po' sul futuro e su come Milano, tramite anche il lavoro degli ingegneri, può agganciare questo futuro. Oggi io mi occuperò della parte di mobilità, logicamente, e vediamo se riusciamo a portare delle suggestioni che possano trasportare anche Milano nel futuro rapidamente. Se lei come vede questa sfida olimpica, appunto sotto il punto di vista delle infrastrutture da organizzare e da gestire? Dunque, direi che ovviamente il principale problema è che è distribuita molto su un territorio ampio, da qua a Cortina. È evidente che il principale problema di infrastrutture non è in Lombardia, tanto è vero che anche come Politecnico cercheremo di dare un supporto soprattutto al territorio, all'accessibilità alle zone più di montagna, a partire da Cortina che ha problemi di accesso non indifferenti, e può essere invece una grande opportunità di rilancio come lo sono sempre le occasioni olimpiche. Per tornare a una sua, vabbè, esperienza professionale, quella delle Ferrovie dello Stato, invece a Milano, sempre su area delle Ferrovie dello Stato, ci sarà la grande trasformazione, quelle degli scali urbani. Che città disegnare lì? È una città più verde, fondamentalmente, più connessa, anche con mobilità soft, quindi gli scali saranno un'occasione straordinaria di ricucitura del territorio, perché appunto in tutte le città dove gli scali ferroviari furono costruiti all'inizio del secolo scorso, si è costituita sostanzialmente una sorta di barriera tra parti della città. Quindi diventa una vera e propria ricucitura, che però è un'occasione anche per l'enormità degli spazi che sono messi a disposizione, soprattutto in alcuni scali come Farini o altri, di veramente aumentare in maniera importante il verde pubblico, le piste ciclabili e la possibilità quindi di muoversi da una parte all'altra di Milano in maniera più sostenibile.